Si è svolta a Chieti, presso l'auditorium della parrocchia dei Santi dei 12 Apostoli, la prima edizione del premio all'inclusione, destinato a chi ha concretizzato progetti di sviluppo, inclusione e dialogo. Don Emiliano Straccini, parroco della chiesa parrocchia Santi 12 Apostoli di Chieti, come nasce questo premio all'inclusione? Allora, il premio all'inclusione nasce dal consiglio pastorale nell'ambito dell'assemblea parrocchiale, dove sulla scia del documento della lettera enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco e della lettera pastorale dell'Arcivescovo Bruno sul dialogo, si è sentita l'esigenza anche di promuovere la carità in gesti concreti, ed è pertanto che abbiamo premiato alcune persone del territorio che hanno nella ordinarietà della loro vita espresso in gesti concreti appunto questo stile di solidarietà, di carità, e come il premio pronuncia, di inclusione. L'inclusione che nasce dal dialogo, lei ha sottolineato molto questa parola dialogo. Certo, appunto perché come chiesa locale siamo chiamati non solo a riflettere, ma anche a mettere in pratica quello che è il decalogo che l'arcivescovo Bruno ci ha consegnato nella sua lettera pastorale, dove penso ad alcuni numeri: non c'è dialogo senza umiltà, non c'è dialogo che non miri, non pensi alla ricerca della verità. Ad essere premiati in questa prima edizione sono stati Costanza Cavaliere, dirigente scolastica che ha fondato l'associazione Una Scuola di Arcobaleni e sostiene la realizzazione di scuole in Senegal, Luigi Sebastianelli, dentista, che con l'associazione Overland for Smile si occupa di cure dentarie ai bambini in Romania, e Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC Abruzzi e Molise, che ha portato un concreto esempio di solidarietà basato sull'accoglienza e la fraternità.